Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Sattarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E questa sera parleremo di storia. Come vedete, noi stiamo alternando arte e musica con puntate di storia. E lo faremo tornando a parlare delle insorgenze. Ma questa volta le insorgenze non riguarderanno quelle che sono accadute nel nostro territorio e nel nostro regno, ma riguarderanno le insorgenze che sono del Ducato di Parma e Piacenza. Quindi per la prima volta noi andremo oltre il confine e andremo a discutere di questi eventi veramente drammatici, ma per certi aspetti anche mitici. Da noi era un mito, e vedremo se anche su ci sono state queste reazioni popolari che hanno segnato la storia del Regno di Napoli, ma credo che anche qualcosa su è accaduto. Però, come al nostro solito, prima di presentare l'ospite, faremo passare un breve video. Egalite fraternite. Santum ergo sacramentum, impose anche l'arruolamento forzato dei Veneti. Bene, avete visto questo video? Questo è un video, una piccola clip tratta dal film Il Leone di Vetro, che è stato finanziato dalla Regione Veneto, che parla un po' della storia post-unitaria e fece un breve passaggio nelle insorgenze che andavano dal 97 fino al 1815, quindi fino a quando non cadesse Napoleone. Ecco, qui ne parliamo. Ne parliamo con un ospite che già ci è venuto a trovare per quando abbiamo fatto il programma sulla Randora Star, e parlo di Giuseppe Beppe Conti. Ciao Giuseppe, Beppe, come stai? Buona serata a tutti gli amici, a tutte le amiche. Un abbraccio a Claudio, grazie, grazie di avermi ancora chiamato. Siamo a tanti chilometri di distanza, ma c'è un filo, credimi, c'è un filo storico, un filo di memoria che ci avvicina veramente tanto, avvicina le nostre comunità a mio avviso, in un unico sentire storico per alcune vicende che veramente hanno legato la nostra penisola.
Io sì. La penso così. Come vedi, ti ho sequestrato. Ti ho sequestrato perché l'altra volta ti dissi così, ma tu se volevi fare qualcosa sulle insorgenze di quel periodo, mi hai detto di sì e io ti ho preso in parola. Tu sai che noi lavoriamo molto sul 1799 da noi, la nostra associazione si preoccupa molto di trattare quegli eventi. E tu gentilmente mi hai inviato un libro che faccio vedere, I Montanari contro Napoleone. Sì. Faccio mettere in primo piano così si rendono conto. È un piccolo pamphlet, ma molto ben fatto, dell'associazione, credo, Centro Studi della Valle del Cenno, scritto da Gustavo Buratti Zanchi. Poi parleremo di questo libro quando, parlando mano a mano di questi eventi, perché prenderemo spunti da questo pamphlet, perché è veramente ben fatto, anche se è del 1992. Bene, Beppe, facciamo una cosa. Prima di poter parlare di insorgenze, faccio prima un piccolo cappello introduttivo. Certo. Siamo nella Rivoluzione francese, nel 1789. Liberté, Égalité, Fraternité. Poi, tra parentesi, adesso se voi andate sulle riviste e sulla comunicazione ufficiale dell'Eliseo, oppure lo stesso monitore napoletano che sta a Napoli, la parola fraternità è sparita, è rimasta libertà e égalité. Ogni volta che lo chiedo, Beppe, lo chiedo sempre, ma nessuno mi sa dare una risposta in maniera provocatoria. Io lo so perché l'hanno tolta, però poi forse lo diremo in seguito. Che cosa accade? Che praticamente dopo la Rivoluzione Francese, durante la Rivoluzione Francese, viene abbattuto tutto l'antico regime, tutto quel sistema, quella forma di Stato che si reggeva fino a quel momento, e ci fu l'assalto alla baionetta sui beni ecclesiastici e quelli degli aristocratici, quindi che comunemente chiamato ancien regime, e lo Stato dopo pochissimo tempo andò in bancarotta. E che cosa accadde? Accadde che a un certo punto i francesi, le casse dello Stato non erano completamente vuote, c'era una crisi spaventosa, perché il saccheggio era, come fanno da sempre i borghesi, il saccheggio era spinto da un sentimento, da un istinto di avidità, e quindi il senso dello Stato era solo in teoria, ma nella pratica esisteva ben poco. Allora a quel punto che cosa fanno? Avevano bisogno di rimpinguare e di rimettere a posto le casse del nuovo Stato. E la cosa più facile da fare era saccheggiare i paesi limitrofi. A fianco alla Francia esiste il paese che era il più importante dell'epoca, soprattutto per ricchezze che aveva, era il granaio d'Europa, come dice sempre Fernando Riccardi, e praticamente con l'esercito, con Napoleone, si invasero prima il nord Italia per poi arrivare giù nel Regno. E quel video, perché ho fatto vedere quel video? Perché praticamente soprattutto dalle due parti che furono stati i primi a subire queste barbarie, perché erano dei pirati con la divisa ufficiale, e sapevano di quello che a loro comunque già avevano comunicato in Vandea, perché i rifugiati della Vandea, il primo, vennero tutti quanti nel nord Italia all'inizio, e praticamente avevano detto cosa combinavano questi soggetti, e la prima cosa che facevano è saccheggiare le chiese, come abbiamo visto col video, non soltanto profanando le sacralità di ogni chiesa, quindi dalle ostie, gli altari e tutti i superlettili, ma anche saccheggiando tutti i tesori che erano nelle chiese, perché tu, come ben sai, Beppe, le chiese custodivano l'oro dei poveri, quindi nelle case della povera gente non c'era l'oro, però sapevano che loro erano nella chiesa, la domenica andavano a messa, non soltanto per ascoltare la Santa Messa, ma anche per andarsi ad ammirare gli ori che appartenevano alla comunità. E quindi cominciò questo saccheggio. Pensa che si dice che praticamente nel primo triennio, quindi quello va dal 76 al 99, dal 1796 al 99, ci fu una carovana di 50 miglia di bufali di maremmani che portò tutte le ricchezze e i tesori in Francia. Il quadretto, credo che il cappello introduttivo ci sia stato. E dopo il 1799
Napoleone, i francesi tornarono perché ebbero una sconfitta per poi tornare. Che commenti mi puoi fare con questa prima parte che ho tratteggiato? Ma, guarda Claudio, innanzitutto le immagini che ho visto le dovrò commentare forse anche alla fine, perché poi nella nostra zona, in quella che qui in Appennino Parmense Piacentino vengono chiamate le montagne insanguinate, altre divise, altri soldati, appunto con altre armi, saccheggiarono, sterminarono, distrussero 140 anni dopo. Io ti sto parlando del 1943-1945, e sempre contro le chiese, contro i paesi, contro la popolazione inerme. E io posso dirti questo, che è importante, perché sono importanti questi incontri, perché questa parte di microstoria, anche questa a mio avviso è poco studiata, è stata poco approfondita, se non alcuni professori dell'università di Bologna, eccetera. E invece è molto importante perché appunto nel Ducato di Parma e Piacenza e Guastalla le insorgenze del 1796, iniziate nel 1796, le abbiamo fatto, diciamo, da spettatori, perché per un motivo molto semplice. La forza motrice delle ribellioni, cioè i ceti più umili, rimasero passivi, se non parteggiare per i nuovi cosiddetti liberatori, ma capirono subito che le truppe di occupazione iniziarono ruberie, iniziarono saccheggi, e gli entusiasmi si placarono subito e iniziò a covare un certo rancore, una certa ribellione che scoppiò alcuni anni dopo, all'inizio del XIX secolo. È di questo che poi appunto voglio approfondire per mettere a fuoco alcuni aspetti molto particolari. Diciamo che le prime insorgenze che riguardavano il periodo dal 96 al 99, possiamo caratterizzarle con i movimenti dei Viva Maria, no? Sì. Soprattutto in Toscana, nelle Marche, ebbero una forza di resistenza molto, molto, come posso dire, il termine, molto vigorosa. Perché veramente si opposero e si ribellarono all'esercito invasore. Addirittura poi ci furono pure il periodo delle Madonnelle che piangevano. Ma dalle due parti, nel Ducato di Piacenza e Parma, il fenomeno Viva Maria delle prime tre anni ci fu, oppure? No, guarda, non, come ti dico, le insorgenze, almeno nel nostro territorio, quello che è stato studiato, iniziano nel 1805. Poi si spostarono, ma prima non questi piccoli ducati, come il ducato, chiaramente il regno dei Borbone era una nazione, era grande. Il ducato di Parma e Piacenza invece non fu toccato da queste prime insorgenze. Avvengono poi i fatti vennero toccate? Perché non arrivano i francesi? Sì, ma come ti ho detto prima, i ceti più umili, che negli altri stati furono un po' l'epicentro, la forza motrice della ribellione, rimasero passivi o, diciamo, patteggiarono per le nuove idee, anche se poi questa propensione ebbe modo di venire alquanto ridimensionata, specialmente per le ruberie e i saccheggi delle truppe di occupazione e per le gravi imposizioni che avevano vessato un po' tutti. Fu una delle poche regioni italiane non interessate alla prima insorgenza. Ecco, questo è quello che gli studiosi hanno messo a fuoco.
Quindi fu un'accoglienza verso l'invasore giacobino allora. Guarda, inizialmente sì, poi però si accorsero subito, come ho specificato, che davanti ai saccheggi, alle ruberie, ai nuovi padroni, ci fu subito un senso di prima di delusione e poi di ribellione. Scusami Beppe, quindi lì non ci fu un sentimento religioso cattolico che accompagnava queste insorgenze, cioè praticamente no. Era soltanto dal punto di vista sociale ed economico. Allora, dal 1805 sì, perché molti sacerdoti, molti preti del basso clero spinsero, mentre l'alto clero fu sempre dalla parte degli invasori, no? Appunto è questo che volevo piano piano, iniziando a parlare delle ribellioni nel mio territorio, volevo pian piano mettere a fuoco, quando mi darai la parola e potrò iniziare a spiegare meglio, metterò a fuoco anche questi aspetti religiosi e le motivazioni che a mio avviso hanno portato a questa violenta rivolta contro le forze napoleoniche. Ecco, allora, mettiamo un po' d'ordine. Allora, il primo triennio, che va dal 96 al 99, il tuo territorio non ci fu una reazione popolare contro l'invasore francese. Perfetto. No. E quindi a questo punto ci conviene tralasciarlo, perché se non ci sono importanti operazioni, esatto, importanti fatti storici, è inutile parlarne. Quindi noi qui parliamo dell'invasione francese che inizia, da noi iniziò nell'806, da voi iniziò nell'805. Quindi sì, dice le dinamiche, e poi dopo, una volta che ci hai tratteggiato questi fenomeni e questo percorso storico, ci faremo anche guidare da questo pamphlet, ti farò qualche domanda che mi è venuta in mente guardando questo libro. Va bene. Allora, guarda, la ribellione dei montanari negli stati parmensi si situa appunto tra la prima e la seconda insorgenza. Sto parlando dell'inverno 1805-1806. Ecco, senza alcun rapporto, vorrei dire, con la coalizione europea antinapoleoniche. Infatti sia la prima che la seconda ribellione scoppiavano in tempi che vedevano gli eserciti francesi ed austriaci puntualmente scontrarsi, e sicuramente l'Austria avrà avuto una parte attiva in queste insurrezioni. Ma nel 1805 la potenza di Napoleone era il culmine. Il 26 maggio viene incoronato nella cattedrale di Milano la corona ferrea, poco dopo annetteva la Repubblica Ligure, il Ducato di Parma, obbligava la Baviera a vincolare la Francia, la Germania meridionale, ed è proprio poi, per non parlare di Ulm, Austerlitz, l'entrata in Vienna. Ebbene, proprio in quel dicembre del 1805, quando l'ultimo imperatore del Sacro Romano Impero e re e principi si piegano all'invincibile, i montanari dell'Appennino di Parma e Piacenza osano invece sfidarlo. E cosa oppongono? Oppongono la loro disperazione, insorgendo con caparbietà selvaggia. Allora, le cause immediate, poi cercheremo di approfondire, ma le cause immediate sono due. Allora, sono due provvedimenti che i nuovi padroni, gli occupanti francesi, subito dopo l'annessione vogliono inserire. La coscrizione obbligatoria e le leggi delle dogane. Sino ad allora l'esercito napoleonico era composto da volontari, ma Napoleone aveva bisogno di uomini per tutte le guerre sanguinose che sparse in Europa, e sfruttò con la leva obbligatoria il concetto rivoluzionario di nazione,
esercito nazionale. Ma se il sentimento nazionale aveva un senso in Francia, qui da noi le guerre erano viste come una c'era il motto popolo libero esercito armato. Popolo libero esercito armato. Qui in Italia, così, dove le guerre erano non erano mai state sentite, ma subite come catastrofi, e vorrei catastrofi gratuite come la carestia, la peste. Pertanto, quando il viceré Eugenio ordinò il reclutamento forzoso di 12.000 uomini, ecco che inizia la ribellione. Ma prima di parlarne, ecco anche la seconda ragione, che è di origine fiscale. L'armata napoleonica, per il proprio sostentamento, aveva requisito senza riguardo, oltre agli uomini, anche i beni. Le nuove leggi ora prescrivevano il sequestro anche degli animali, cavalli e muli. Sembra una stupidaggine, ma i muli, nelle nostre mulattiere, nelle nostre strade, erano fondamentali. Erano fondamentali per il trasporto, per il lavoro e per il piccolo commercio. Ora, anche le bestie venivano portate via, e proprio a Castel San Giovanni, un grosso centro del Piacentino, padri di famiglia, giovani, reclutati forzosamente, si ribellarono con una audacia, con una temerarietà terribile. E da quel momento, da quel 6 dicembre, la sommossa risale le valli del Piacentino, le valli del Trebbia, del Colla, e arriva anche da noi, nel Parmense, ai confini, nel Ceno e nel Taro. I ribelli si chiamano a raccolta, soffiando in grosse conchiglie marine, che come il suono del corno, le chiese, le pievi, i campanili cominciano a suonare a martello, a chiamare, e questi ribelli, ad esempio alla vigilia di Natale, pensa un grosso centro come Salso Maggiore Terme, viene occupato dai ribelli e dal generale Mossetta, no? Questo Giovanni Bussandri, che viene nominato generale. Pellegrino Parmense viene liberato nel 3 gennaio, e proprio il 3 gennaio insorge anche la zona intorno a Bardi, e addirittura, comandati da Gaspare Lamberti, i rivoltosi cercano di assediano il castello di Bardi, e la gendarmeria francese si richiuse subito all'interno delle mura e cercò di tamponare questa avanzata di queste migliaia di persone. Si difese, certo, anche perché quando arrivò il 7 gennaio da Varese la fanteria, il primo battaglione della terza fanteria leggera del generale Vivienne, si trovò davanti questi, sì, tanti ribelli, ma armati di forconi, avevano dei tridenti, delle falci, delle accette. Qualche anziano aveva fucili da caccia quasi inservibili, e ci fu uno scontro a fuoco, ci furono molti morti, ci furono prigionieri, altri fuggirono, la gendarmeria subito dalla castello uscì, e lì i ribelli si trovarono tra due fuochi. Quindi molti fuggirono, molti furono fatti prigionieri, lo stesso Gaspare Lamberti fu fatto prigioniero, poi morì in Valchisone. Da qui le truppe della fanteria francese si spostò nella Valle del Taro, a Borgo Val di Taro, e si scontrò con 1.800 ribelli. Anche qui ci furono molti, molti morti, molti prigionieri, e tanti annegarono nel Taro in piena. Le truppe francesi sembrava avessero la meglio, tornarono indietro e si spostarono nel Piacentino. Eugenio di Bernieu, viceré d'Italia, no? Da Padova, l'11 gennaio, lancia un proclama.
riflettete bene. I soldati francesi, generosi coi nemici del loro paese, non fanno mai grazie ai ribelli. Se 2 ore dopo il presente proclamano vi sarete separati, ve lo dichiariamo con dolore. Le vostre famiglie dovranno per molto tempo spargere delle lacrime sul vostro traviamento e sul vostro delitto. La ribellione sembra domata, ma non è così. Mentre la repressione continua, vengono fucilati anche dei sacerdoti, il 21 e il 22 di gennaio si torna a sparare in alcune zone del Piacentino della Valtrebbia. E anche qui ci sono ribelli fucilati, ribelli imprigionati. Ma sembra che questo senso di ribellione non si riesca a domare. Quindi abbiamo parlato di varie valli del Piacentino, di varie valli del Parmense. Ed è importante questo. Ora Napoleone Bonaparte entra in scena, in prima persona. Arrabbiatissimo, era folle di rabbia, così narrano le cronache. Il 18 gennaio del 1806 fa rientrare il ministro plenipotenziario Moreau de Saint-Méry e nomina amministratore generale degli stati di Parma e Piacenza il generale Junot. E così gli scrive di suo pugno: fate bruciare 5 o 6 paesi, fate fucilare 60 di persone, procedete con degli esempi estremamente severi, poiché le conseguenze di quanto accade a Parma e in quelle montagne da circa un mese sono incalcolabili per il resto d'Italia. Vendicare l'offesa che era stata fatta alla sua sacra maestà imperiale con resistere ai suoi funzionari. E ancora, il 7 febbraio, sono necessari dei flotti di sangue, tanti flotti, per rassicurare la tranquillità in Italia. E ti ripeto, qui mi vengono i brividi perché sono gli stessi proclami di 140 anni dopo. Beppe, solo qua. Ma tu lo sai che Hitler, quando entrò a Parigi, la prima cosa che fece andò a rendere omaggio alla tomba di Napoleone, perché lo vedeva, era il suo punto di riferimento. Personalmente ti dico che più di tanto non mi stupisco, ma ecco, questo sì. La ribellione comunque fu resa nota, quindi egli voleva una punizione esemplare. E allora Junot lancia a fine gennaio questo proclama: abitanti della montagna, ritiratevi i vostri focolari, siate obbedienti alle leggi del governo francese, deponete le armi. Se continuate a essere ribelli, se li vi lasciate sedurre più lungamente da qualche facinoroso interessato che continua il disordine, voi sarete le vittime. Ma la ribellione continua. Il 15 febbraio la fanteria francese rade al suolo il paese di Mezzano, nel Piacentino. Anche il campanile, la casa del parroco vengono distrutte. Addirittura sono bruciate le case e le campane fatte a pezzi. Sono cominciate già le fucilazioni e, come ti ho detto, anche sacerdoti vengono fucilati. E ancora a maggio 23 ribelli vengono presi, una parte viene subito fucilata, l'altra portata verso le prigioni. E chiaramente, e proprio in questa occasione si vede il disprezzo, mi spiace dirlo, qui è la storia, non sono io, di Napoleone, no? Che definì gli italiani carattere doppio e falso. Ecco, come prima si accennava ai sacerdoti, come nella prima insorgenza del triennio 1796-99 ed in quella della montagna piacentina e parmense, una buona parte del clero di montagna si schierò con gli insorti, mentre l'alto clero si sforzava di dimostrare il proprio lealismo,
dichiarando i briganti e i disertori nemici delle massime evangeliche. Questo è quanto. Delle cause immediate ne abbiamo parlato, no? Le devo ripetere, la coscrizione obbligatoria, gli obblighi fiscali che distruggevano il tessuto sociale. E dobbiamo però parlare un attimo, Claudio, dammi solo un secondo, anche della storiografia ufficiale, che ha sempre guardato con molta diffidenza alle rivolte montanare e contadine contro i francesi. Da una parte erano malviste... Scusami. Beppe, scusami un attimo. E questo accadeva in montagna e nella pianura, nelle città, che accadeva? Guarda, soprattutto questo avvenne in montagna, perché, e poi cercherò di spiegarti fra poco le motivazioni, mentre in pianura, sì, è nella zona collinare, ma non si sentono, non ci sono insorgenze conosciute così fortemente come da noi, le stragi, i paesi bruciati, le fucilazioni che ci sono state nelle nostre zone verso la città non sono così sentite. E cercherò anche di spiegarti le motivazioni. Guarda, vedi, bisogna compiere un'analisi delle cause politiche, sociali e religiose alla base della ribellione. Si ritiene che si sia trattato piuttosto che di un'aderenza al processo risorgimentale di una ribellione attinente alla propria nazione. Attenzione, dico nazione tra virgolette. Questa nazione sommersa e proibita, che era la società montanara, così alternativa e così subalterna a quella cittadina. La causa remota, quindi, è dunque la diversità dell'organizzazione sociale. Le cause remote sono nella crisi di rigetto verso gli occupanti, attenzione, occupanti stranieri, in tutto, nella lingua, nella cultura e nella religiosità. Insomma, tu mi insegni, il culto della personalità portava Napoleone a un livello non certo inferiore al Papa, no? Se la maestà dell'imperatore. Quindi le prime cause le abbiamo dette, no? La coscrizione, il fisco, ma poi c'era questa ribellione dovuta a questi sentimenti, no? A questa differenza nella cultura, nella lingua, eccetera, che proprio portò all'esasperazione questi montanari. E come ti dico, ne parlo volentieri perché 140 anni dopo, circa più o meno, 1943-1945, in quelle estati, in quelle torri d'estate, in inverno, anche ancora nelle nostre zone, famiglie, giovani, anziani, bambini fucilati, case bruciate, sacerdoti che venivano fucilati insieme alla popolazione. La storia si ripete, la storia non va dimenticata. Sì, però c'è una differenza, Peppe, che mentre adesso c'è la condanna ferma dell'invasione nazista, quindi del fenomeno nazifascista, dell'invasione dei tedeschi, per quanto riguarda Napoleone invece addirittura siamo l'unico paese al mondo che non soltanto in Europa, che lo eleva a modello e lo tratta come un mito, e invece di trattarlo come lo si fa con Hitler, perché Napoleone e il suo esercito, come hai detto tu prima, non ha fatto altro che anticipare quello che hanno fatto dopo i nazifascisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, né più e né meno. Ed era un esercito invasore che si comportava con metodi pirateschi, però avendo una divisa ufficiale di un esercito.
Napoleone diceva sempre che le guerre si finanziano con i saccheggi, se no non riusciva a poter andare avanti. E in Italia c'è questa ammirazione, c'è questa idolatria verso Napoleone, che secondo me è fuori luogo, perché l'uno non esclude l'altro. Ripeto, Hitler andò da Napoleone a omaggiarlo sulla sua tomba. Le stragi ci sono state. Poi il concetto che hai detto prima, no? Bruciate 4-5 villaggi, ammazzane uno per educarne 100, cioè senza motivo. Sì, ma sono proprio, ascolta, naturalmente io ti ho parlato del mio territorio, un'analisi più in generale su Napoleone Bonaparte, non mi sento di farla, eccetera, ci vorrebbe... No, lo faccio io, perché comunque, come hai detto tu prima, i fatti sono quelli, l'ho fatto. Io ho semplicemente riportato i fatti e non mi permetterei mai di dirti o di leggerti dispacci o editti che non siano veri. Proprio fu Napoleone che disse sterminateli, perché quindi va fatta una analisi più approfondita di questi eventi. Come ti dico, la storiografia italiana, a mio avviso, non sempre è stata approfondito più di tanto, è stata lucida su certi episodi della nostra storia. Il modello statale italiano è quello francese. Sì, ma qui si parlava, nella Repubblica Napoletana parlavano della Repubblica Madre, oggi i vertici dello Stato italiano parlano di Repubblica Madre, vedi gli ultimi accordi fatti tra Macron e Mattarella. Cioè, il problema di parlare in questo modo, purtroppo la storia è andata così. Poi Napoleone si lamentava della doppiezza degli italiani, sì. Forse non dimenticava che non tutti gli italiani avevano accettato di buon grado il nuovo che avanzava, perché voleva abbandonare la parola data a se stessi, alla propria religione, alla propria identità, alla propria terra e ai propri muli. No, non devi scandalizzarti se ti ho parlato di muli, eccetera. No, i muli perché, ma pure da noi, perché erano il mulo a quel tempo rappresentava il mezzo di trasporto, quindi il camion. È l'unico. Il trattore, rappresentava il trattore. Il commercio era fondamentale, quindi, gli offri di vino e tutto. Era il mezzo di trasporto, diciamo, un fuoristrada dell'epoca, che faceva un po' tutto. Quindi assolutamente. E quindi vedi, e poi già i giovani tolti dai campi, eccetera, quindi le famiglie rischiavano di morire di fame per andare a morire sui campi di battaglia europei. Poi gli tolgono il grano, gli tolgono il denaro, gli hanno tolto tutto, hai capito? E a loro rimase la disperazione, mentre forse appunto in questa società montanara, così già diversa, così chiusa, bisogna ammetterlo, rispetto a una Parma che, no, che poi vide la grandeur di Maria Luigia, che Parma è sempre stata la capitale dei Farnese, eccetera. Ma in questi territori dell'Appennino c'è sempre stata una società più chiusa, una nazione, ma lo dico tra virgolette, hai capito? Un'altra organizzazione di vita che poi naturalmente ha subito la civiltà, ma davanti a questi disastri, a questi atti dei francesi, anche fatti in nome di una libertà, di una legalità, eccetera, non furono accettati e fu un bagno di sangue per molti giovani e molti mulattieri. Per tornare un po' al clero, leggendo questo tuo pamphlet, che dopo lo accenneremo, ma c'è stato pure che queste insorgenze erano pure finanziate dai sacerdoti del basso clero, mi sbaglio? Guarda, anche qui bisogna analizzare sicuramente, forse il basso clero da noi gran soldi non ne aveva, però avevano un'influenza importantissima, e quindi se i sacerdoti
aiutavano, se i sacerdoti cominciavano a suonare le campane a martello, se si univano, per questi montanari era già un punto di riferimento importante, come lo furono in alcuni momenti alcuni ex ufficiali del Ducato, che si unirono ai ribelli, ed altri militari fuoriusciti. Ma ti ripeto, c'era anche qui, ci fu la differenza, perché l'alto clero si schierò con il potere costituito e i nostri sacerdoti invece... No. Sull'altro clero bisognerebbe fare un capitolo a parte, degli studi più approfonditi, perché non dimentichiamo che con l'avvento della rivoluzione francese ci fu anche il clero civile, quindi dove praticamente, come tu dicevi prima, il Napoleone addirittura si sostituiva a Papa, e quindi decidevano loro le alte cariche vescovili, quindi l'aristocrazia del clero, quindi anche l'alto clero era spaccato. Molto probabilmente dalle tue parti c'era l'alto clero che già si stava... si era fatto ungere dai venti rivoluzionari, quindi il clero perché poi anche lì sulle insorgenze bisognerebbe fare con attenzione un capitolo a parte, proprio sulla parte della Chiesa che ci stava spaccando già, quindi col giansenismo che era entrato insomma, come dicevano molti miei amici l'altra volta, se sul 1860 abbiamo appena, ancora c'è molto da scrivere, sul 1799, sulle insorgenze, abbiamo soltanto sfogliato la prima pagina. È un momento così complesso, così particolare, non so se sei d'accordo. Claudio, sono d'accordissimo, ribadisco, forse se mi ripeto ti chiedo scusa. La storiografia ufficiale, secondo me, sia, non voglio dire da destra e da sinistra, dico da due lati, ha sempre guardato, lo ripeto, con diffidenza, no? Alle rivolte montanare e contadine contro i francesi, perché erano ritenute particolaristiche, erano ritenute non attinenti al processo risorgimentale, ai processi risorgimentali, a mio avviso, no? Guarda, mentre i molti contadini, permettimi, sino al 1789 sono ritenuti importanti tappe della liberazione dal giogo feudale, dopo quella data, essendo stati strumentalizzati anche dalla umiltà estromessa, dal potere, dalla borghesia emergente, secondo me sono vissuti come morti controrivoluzionari, clericali, antiprogressisti, almeno qualcuno, insomma, la Vandea. Ma questo è un mio, non è, è solo un parere, Claudio, sia chiaro. No, è un parere preciso, ma infatti, te lo dicevo prima, per questo motivo è scomparsa la parola fratellanza, perché quando erano utili per poter eliminare l'ancien regime erano tutti fratelli, poi quando ottenuto il risultato, i contadini, la bassa leva, la bassa plebe, quindi tutto quello che era che non era borghese, tutto quello che non era aristocratico diventa un nemico, e quindi viene cancellata la parola fratellanza. Quindi, parlare, quando si parla in Italia delle insorgenze, non ne vogliono parlare, non parlerei più di destra e sinistra, ma parlerei di conservatori e progressisti. Conservatori perché le insorgenze erano un ostacolo alla narrazione del processo risorgimentale, come faceva Benedetto Croce, mentre i progressisti non potevano accettare, perché secondo loro erano antistorici al progresso del mondo, dell'umanità a cui si stava affidando. Quindi, però ci sta poi, allora anticipo, ci sta poi questo, sul tuo pamphlet ho letto con attenzione il parere di Giuntella, no? Che disse in effetti che c'era la terza posizione, però lui la mette soltanto sul piano sociale, quindi la ribellione contro il saccheggio, contro il pane che viene tolto, ma io direi l'unica cosa più importante è che anche da voi lo spirito più importante era la tradizione rappresentata dalla fede cattolica,
comunque erano visti come degli anticristo, quindi erano visti non soltanto come saccheggiatori. E questo aspetto non lo vogliono ammettere la storiografia ufficiale italiana. Purtroppo l'insorgenza è una palla al piede, un neo per la narrazione demagogica istituzionale. Ma è un errore, Claudio, scusa, è un errore perché, chiedo scusa se torno indietro, come la storia della nostra immigrazione, come ne abbiamo parlato un mesetto fa, invece bisogna approfondire queste cose, cioè, spero che i nuovi storiografi, senza barriere ideologiche, aprano le pagine di storia e la vedono non più ideologicamente, ma storiograficamente, scusa le parolone. Sì, hai detto la parola giusta. Sento assolutamente, sono qua in amicizia, lo dico alle amiche e agli amici, io non sono un grande esperto, eccetera, non voglio passare per questo, quello che non sono, ma davanti è così chiaro ormai che ci sono delle parti della storia italiana che assolutamente non si vogliono approfondire, che non si vogliono studiare. Questo mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma è così, ci sono parti di storia italiana che non si vogliono approfondire. Sono d'accordo, Beppe, c'è un motivo. Allora, primo perché la nazione italiana è molto ideologizzata, perché siccome l'Italia appoggia su delle gambe molto fragili, senza le ideologie, se non esiste bisogna inventarla, non va avanti. Cioè, se non si fanno le divisioni a bar dello sport, l'Italia non può andare avanti. Siccome di quel movimento di insorgenza, tanto la ribellione di popolo contro l'esercito invasore, e quindi non se ne può parlare, come dicevo prima, tra sia conservatori e progressisti. E poi c'è la variabile cattolica, fede cattolica, che non vogliono accettare che quelle popolazioni sono morte anche per difendere la fede cattolica. E questo è un problema grosso, che non vogliono ammettere. Ecco perché se ne parla poco. Per esempio in Francia non hanno nessun problema, addirittura in Francia, in Vandea, fanno fare i monumenti, fanno fare i ricordi senza problemi, perché i francesi non hanno una nazione subalterna. Tutto qua. E questo è il problema. Però purtroppo lo devono accettare, perché poi tra l'altro, come qui da noi, col sanvedismo, c'è stata la prima insurrezione di un popolo contro un esercito invasore che ha avuto successo. Lo stesso Mazzini l'ha ammesso. E quindi questo è il problema grosso. E quindi io sono pienamente d'accordo con te. Ma tanto alla fine loro lo sanno, ma dovranno farci i conti, come dici tu. Perché non si può farci quella storia. Claudio, ma per forza, se non saremo noi, ma saranno, mi auguro, spero la nostra generazione, ma se no anche la prossima. Ma è un dovere, Claudio, è un dovere. Sì. La storia, la storia italiana del 7-800 va approfondita. Io non mi sento, risorgimento o non risorgimento, ma anche questa parte, se viene così messa da parte, perché qui si dimentica, Carlo, c'è l'oblio, no? Scusami se parlo sempre di oblio anche quando nella precedente trasmissione. Invece proprio mettendo a fuoco le peculiarità della montagna, della nazione montagna, quello che è successo in pianura, le motivazioni, approfondendo gli aspetti religiosi, sociali, economici, si potrà raggiungere a una nazione matura, credimi, a una nazione con delle radici profonde che in questo momento, a mio avviso, mancano. Ma non si vuol fare, non si vuol fare. E perché poi in quel periodo, caro Beppe, nasce la classe dirigente che oggi ci governa, ha quella genesi. Una classe dirigente borghese, una classe dirigente che accoglieva l'esercito invasore contro le proprie genti, perché la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Cispadana, nasce perché? Perché la classe dirigente borghese di quel periodo, una borghesia piccola, cercava di prendere il potere fiancheggiando, aiutando l'esercito invasore, né più né meno, come si comporta qualsiasi nazione coloniale.
qualsiasi invasione in altri paesi, i paesi che accettano la colonia perché si fanno colonizzare, perché c'è una classe borghese che lo accetta e si vende, che poi è quella più mediocre. È una realtà, questa è una realtà che purtroppo non possiamo negare. Però per tornare a questo libro, volevo dirci due parole su questo generale Mossetta, a cui è stato dedicato questo testo, Giuseppe Bussandri. Eh sì, il generale Mossetta era questa persona piena di una voglia di vivere, di una voglia di una speranza, no? Che si lanciò contro le armi francesi e poi venne catturato il 1º maggio e fu fucilato, ecco. Ci sono pochi cenni di questo nell'indice, infatti ne parla di questo Bussandri, no? Era nativo di Scipione, di Sassomaggiore, generale degli insorti di Valliarda, Tolla, Stirone, aveva 30 anni. E il capo d'accusa, prevenuto d'essere stato il primo e principale capo dell'insurrezione che è scoppiata verso la fine di dicembre, il principio del gennaio scorso, sulle montagne del Piacentino, con sentenza della Commissione Militare di Parma, 1º maggio 1806, è condannato alla fucilazione. La pena di morte dovrà essere eseguita nelle 24 ore. Infatti fu fucilato il 2 maggio 1806 alle ore 10 della mattina. Questa mattina, per quanto dice, si è finalmente compito lo spargimento di sangue dei sollevati montanari di Piacenza, nella persona del capo di essi, che essendo stato ieri esaminato, tutto che abbia subito un esame rigoroso e siasi con le risposte disimpegnato assai bene, nonostante questo, è stato condannato all'ora terza della fucilazione. Egli, alla nuova di morire, l'ha presa con rassegnazione e si è disposto assai bene, e si spera che il Signore l'abbia accettato nelle sue braccia. Dall'inedito Notizie storiche sopra la città di Parma del marchese Ottavio Piazza, manoscritto conservata alla Biblioteca Palatina di Parma. Queste sono le poche notizie che si hanno di questo trentenne che cercò nel 1806 di contrastare l'imperatore Napoleone Bonaparte. Forse sì. Altro non so dirti, caro Claudio. Però forse Gustavo Buracchi Zanchi ha preso come esempio questo piccolo eroe, questo piccolo grande eroe, perché forse l'ha visto in questo personaggio incarnare lo spirito di Montanari di quel periodo, quindi lo ha incarnato tutto lui. Sì, pe penso proprio di sì, e proprio per questo ti ribadisco, sono personaggi che non vanno dimenticati, non vanno mitizzati, non ne fanno, a mio avviso, non ne fanno fatti dei Robin Hood, ma studiati. E studiando loro, studi il periodo storico, studi la società. Diciamo una cosa, che però questi personaggi comunque hanno lasciato il bene più prezioso per il loro ideale, per la causa, la vita. Quindi non sono sono No, dei ma grandissimi personaggi. io lo dicevo con ironia, con amarezza più che ironia, ecco, sì. Sì. Beh, sì, no, chiedo scusa, lo dicevo con No, ma non è amarezza. questione di scusa, è che io stavo ribadendo la tua amarezza, sinceramente, Sì, vedi, no, no, mi no, no, ricordo. Claudio, siamo molto in sintonia, siamo molto in Sì, sintonia. però Però. una cosa volevo dirti, che se la storiografia ufficiale cerca di minimizzare o di cancellare o far finta che non sia accaduto nulla in quel periodo che va dal 96 al 15, le popolazioni, le tradizioni popolari invece lo tengono ben vivo, perché visto che ci sono stati pure dei canti al ricordo, quando il popolo crea dei canti al ricordo dei loro eroi, vuol dire che nel tessuto sociale si è molto radicato quel periodo.
Claudio, guarda, insisto, secondo me, e lo hai detto tu prima, ci ripetiamo, sono state sfogliate solo le prime pagine, l'introduzione, ma io credo che negli archivi ci sia tanto materiale e auspico che una nuova, senza togliere nulla a nessuno, ecco, che nuovi giovani storiografi, oltre che a dedicarsi alla storia dell'immigrazione italiana, si debbano anche approfondire questa parte di storia italiana che può portare dei frutti molto, molto, molto profondi, molto importanti nel futuro prossimo. Ma guarda, Beppe, prima di farti l'ultima domanda, volevo dirti solo questo. Noi qui ci occupiamo, abbiamo due storie importanti, quella del brigantaggio posto in aria, la fine del Regno di Sicilia, e quella del 99. Quando si tratta sul brigantaggio posto in aria, quindi sul Regno di Sicilia, eccetera, 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 di quel periodo ormai ci fanno fare, si fanno i minestroni e tutto, ma quando andiamo a toccare il 1799, lì è come tocca un nervo scoperto, lì praticamente si dispiega tutta la forza armata delle istituzioni italiane dal punto di vista accademico, e praticamente perché vogliono assolutamente non far parlare di quelle cose. Ti è io piaciuto questo libro? Lo conosci questo, Claudio? Sì, ti è piaciuto? Hai voglia, è molto importante, se me lo sono anche riguardato in questo momento prima di trovarci, ecco, e anche questo è un saggio veramente interessante. Aspetta, fammi mettere il primo piano. Questo, ragazzi e ragazze, è un saggio che consiglio, non so se Claudio lo conosce, però lo consiglio a Claudio Saltarelli, anche se non lo conosce. È molto importante, è proprio, tra l'altro, poi, se mi è permesso, io che sono stato bibliotecario, vedere anche la parte, no? Questa parte dà un senso di storia, veramente, dà un senso di ciò che fu, secondo me. Sai perché noi facciamo le cose spesso anastatiche? Perché tu sai bene che la cosa più difficile è non riuscire a non guardare con gli occhi del presente quando analizzi il passato. Non vuoi sei condizionato, invece ci siamo resi conto, almeno io personalmente, quando tu leggi un testo anastatico, non so per quale magia, per quale alchimia, per quale funzione, quando leggi un testo anastatico conservandone le caratteristiche in purezza, non so perché, ma è come se tu ti calassi in quel momento, in quel periodo. Sicuramente hai ragione, però Claudio, permettimi, è stato però importante però l'introduzione, perché comunque Fernando Riccardi è uno storiografo, sì, esatto, di altissimo livello, il nostro punto di riferimento. Io, Fernando, ha scritto tantissimi testi sia sul brigantaggio sul 99, ma per quanto mi riguarda, e molti me lo dicono ancora, noi sono 5 anni che lo presentiamo in tutta Italia, Autodogente sta leggendo la terza, quarta volta, perché lì Fernando ha fatto un capolavoro. Ma sicuramente, non ho dubbi, ma proprio vedi, anche le associazioni come la vostra sono un piccolo punto di riferimento, perché se permetti, di insorgenze o di questi avvenimenti non trovi tante cose nella storiografia ufficiale. Dai. No, eppure gli archivi sono pieni. Guarda, per questo ti dico, per questo hai capito, con un'altra, senza ideologizzazioni, io credo che ci sarebbero delle pagine di storia italiana veramente importanti, veramente che potrebbero dare un senso. Ma hai visto quello che noi precede, che finisce la nostra sigla, che cura con molta attenzione Raimondo Rotondi, è lui che cura le nostre sigle. Mettiamo sempre quella frase di Cretino: l'unica carità che possiamo concedere alla storia è la verità, perché la storia è magistra, quindi è fondamentale. Però prima di lasciarti, volevo proprio dirti di questa nota numero 10 che si rifà a quello che dicevi tu prima. Per esempio, mentre i partigiani francesi
di Périgueux e altri avevano sempre avuto come punto di riferimento insorgenti vecchi partigiani francesi del 500, del 600, addirittura di Martí Bouderie contro Luigi Bonaparte, Napoleone Bonaparte. Qui lui dice, l'autore di quella nota dice, non si sa perché i partigiani del 43 e 45 non hanno nessun riferimento contro dell'insorgenza avvenuta in quel periodo. E condanna questo oblio, come tu l'hai fatto più volte, invece i partigiani della tua terra nel 43-45 non vogliono proprio accennare ai loro illustri antenati. E qui questo mi ha lasciato pensare. Non ne ho mai sentito, come ti dico, in queste zone le prime colonne partigiane. Tieni presente che c'è una località, Osacca, medaglia d'oro della resistenza, perché la prima ribellione del Parmense fu Natale 1943, quando le prime bande partigiane unite alla popolazione riuscirono a scacciare le camicie nere che erano arrivate con due plotoni da Parma per setacciare il territorio, ma furono scacciate, furono allontanate, dovettero tornare a testa bassa verso la pianura. E dal Natale del 43 in avanti queste zone sono sempre state teatro di violenti scontri, come ti dico, di rivolte partigiane e di repressioni sanguinose, che hanno visto tantissime persone, paesi soffrire fino al 25 aprile. Sì, però ti ripeto, in questa nota 10 di questo pamphlet fa proprio notare, mette proprio in evidenza come mai in Francia i partigiani francesi non hanno nessun problema a citare i loro illustri antenati, mentre invece i partigiani del tuo territorio, come tutti i partigiani diciamo italiani, non fanno nessuna menzione dei loro illustri antenati. Questo perché non lo sapevano, forse perché era una parte di storia che non si sapeva poco, si era poco approfondita. Io faccio questa semplice analisi, anche se mi fermo qui perché non vorrei dire cose non realistiche. Io credo, ti ripeto, che questa parte sia uscita solo pochissimo. Senti Beppe, siamo alla conclusione, come il mio solito, soprattutto agli ospiti da lontano, chiedo sempre: ti è piaciuto come la trasmissione, come l'abbiamo fatta? Claudio, ascolta, io spero, te lo ripeto, io quando posso, per quello che posso, ci sono. Subito con entusiasmo ho partecipato, spero naturalmente che poi chi ci ascolta abbia trovato un certo interesse, però lo ripeto, non si è fatta retorica, non si sono dette frasi fatte, si è semplicemente cercato, almeno da parte mia, con grande umiltà, con grande semplicità, di portare a conoscenza alcune vicende che comunque, permettimi, la mia terra e la tua saranno distanti, ma sono accomunate, credimi, sono accomunate da un sentire, un unico sentire per quanto riguarda l'immigrazione, ma anche per questi drammatici fatti, per questi fatti di storia, ed insieme dobbiamo cercare di farli conoscere. E quindi ti abbraccio a tutti voi. Io faccio mie le frasi, il pensiero di Angela Pellicciari, che dice che fu l'ultima, anche di Luigi Negri, che fu l'ultima volta che il popolo italiano fu veramente unito in quelle insorgenze, in cui il 95-98% della popolazione era unito contro la difesa della propria terra, della propria tradizione e della propria civiltà. E come noi non siamo banali, lo sai, se noi dobbiamo fare, noi facciamo questo per divertimento e perché ci piace, se dobbiamo fare le trasmissioni uguali alle altre non le facciamo. Non serve a nulla, facciamo altre cose, ecco, però questo poi, ti ripeto, spero
poi ci sentiremo, che ci siano altre occasioni per poterci confrontare su altri episodi, su altre motivazioni, su altri momenti, per poter parlare e unire le nostre province. Io prima di lasciarti ti devo dire, ti faccio una sorpresa. La prima è dire come è attuale quel periodo. Noi oggi viviamo un'epoca in cui ci serve una tessera per andare a mangiare, per andare al teatro, al cinema, che sia giusto o sbagliato. Io sono contrario, figurati se può, un salvedista come me, figurati se può essere d'accordo con questa forma. Però la tessera, che io chiamo la tessera giacobina, nasce con la Rivoluzione Francese. Perché i giacobini nella Rivoluzione Francese che cosa fecero? Praticamente istituirono questa tessera che serviva per spostarsi, serviva per andare nei luoghi pubblici e serviva per andare a prendere il pane. Quindi, come vedi, a distanza di 200 anni non è cambiato nulla. E ti lascio dicendoti che ti farò una sorpresa con un breve video finale, che non è quello all'inizio, te l'avevo fatto vedere, e questa è una sorpresa e sarà la coda di questa nostra chiacchierata. Io adesso ti ringrazio. Grazie. Ti auguro una buonissima serata. Veramente... Un abbraccio a tutte le amiche e gli amici, a quelli che conosco e ai nuovi. Speriamo di poterci rivedere queste interessanti serate. Un abbraccio forte, caro Claudio. Ospitarti grazie. Per noi è un onore. Grazie. Ciao, Beppe. Grazie. Ciao, ciao. Encore la Vendée. Voilà le chancre qui dévore le cœur de la République. C'est là qu'il faut frapper. Détruisez la Vendée et la patrie sera sauvée. Détruisez la Vendée et Valenciennes n'est plus à l'Autrichien. Détruisez la Vendée et l'Anglais laissera Dunkerque en paix. Détruisez la Vendée et l'Espagne se verra conquise. Détruisez la Vendée et Lyon ne résistera plus. Il faut exterminer cette race rebelle. Brûlez leurs forêts, coupez leurs récoltes, enlevez leurs troupeaux. Tâchez de fuir. Sauvez-vous, il fait nuit. Sauvez-vous. Adieu. Adieu. Ce dernier drapeau du royaume des Lys était une robe de la marquise. Il disparaîtra dans l'Apocalypse, complaisamment décrite par le chef de ses cavaliers, qu'on retrouve à Savenay en ange exterminateur. Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Le bonheur de Westermann n'est pas celui d'un autre général, Marceau. Quoi, ma chère sœur? Vous m'envoyez des félicitations sur ces deux batailles du Mans et de Savenay, plutôt sur ces deux carnages. Et vous voudriez avoir les feuilles de nos lauriers? Ne songez-vous pas qu'elles sont tachées de sang humain, de sang français? Je vais porter les armes contre l'étranger. Là seulement est la gloire et l'honneur. Je sollicite un poste à la frontière. Les malheurs des Vendéens ne s'arrêtent pas à Savenay. Dès le 3 janvier, la nuit sans jugement, les victimes sont embarquées, parfois par centaines,
sur des gabarres qu'on s'aborde au milieu du fleuve. Près de 5000 personnes ont péri ainsi, à Nantes, par la noyade.